C'è un grosso movimento e tantissimi purtroppo che ci arrivano per le neoplasie o per altre malattie e vedono che ci sono degli ottimi risultati, sono persone che sono uscite completamente dalla malattia. Noi per esempio ora, domenica abbiamo una riunione a Pisa perché c'è questa associazione, si chiama Giù le mani da Sofia per la libertà terapeutica, non so se sapete quella storia lì. Allora questa storia ve la racconto. L'anno scorso mi chiama sta signora a gennaio dice guarda, dice, io ho una bimba con una leucemia linfoblastica acuta e aveva cominciato la chemio, gliel'hanno dovuta sospendere, è andata a finire al Meyer a Firenze e non può fare la chemio perché muore come ricomincia la chemio. Ho detto che lei che mi consiglia? Gli faccio una dieta vegana subito, immediatamente. No, ma sì, ma qui, ma là la bimba gli piace il latte. Ho detto non me ne importa, dice non la deve prendere, bisogna che faccia una dieta vegana. E insomma, un po' litigato per telefono. Poi dopo non l'ho più sentita, sta signora mi richiama nel mese di giugno e mi fa, dice, Merciati, la bimba è guarita. Ho detto, bene, ha seguito, sì, dice, ha seguito, il latte non gliel'hai dato, no, visto, chiaramente la bimba ha fatto un certo percorso, quindi certo che è guarita. Dice, però c'è un problema perché mi hanno denunciato gli oncologi perché mi vogliono levare la bimba, eccetera. La vogliono togliere perché gli volevano fare la chemio. Ho detto, ma come? Ma allora sei sicura che sia guarita? Dice, sì, è guarita, sì. Dopo qualche giorno mi chiama, dice, il tribunale di Pisa mi ha dato ragione. Ha detto, è ovvio, insomma, se te segui la bambina, eccetera, è guarita. Dice, però gli oncologi sempre lì di Pisa hanno fatto ricorso al Tribunale dei Minori di Firenze per levarmi la bimba. Ho detto, ma vedrai che non è guarita la bimba. Magari è un'idea tua, magari sta meglio, no? Perché poi... Io non li conoscevo questi qui. Allora c'era il Festival della Salute a Viareggio. Ho detto, vieni, portami la cartella e porta la bimba. È venuta con questa cartella, l'ho guardata tutta scartabellata fino a fondo, ho visitato la bambina, gli ho detto, sì, la bimba è guarita. Hai ragione te. Ma perché gli vogliono fare la chemio? Dice, perché domani gli potrebbe tornare. Gli ho detto, hai ragione, anche a me domani mi può venire una polmonite, sicché mi metto una fleb e mi faccio subito 4 grammi di Rochefin, così Ma questa almeno è una mi cosa curo. gravissima. Vogliono sospettare guarita grazie a... È una cosa gravissima. Aspetta, aspetta. Il problema è quello lì. La bimba ha 9 anni, 10 ora, va per 10 anni. Sicché io faccio il certificato dicendo visto, eccetera, eccetera, senza voler entrare troppo in polemica con gli altri. Che ho detto, non sono neanche un pediatra, si potrebbe al momento attendere vedendo, insomma, l'ho fatto tutto un papiro, una relazione di 3 pagine. Il professor Proietti, che penso conoscerete di nome, che è di Sì, Torino, sì, sì. lui addirittura lui ha detto la bimba è guarita, non ha bisogno di nulla, punto. È andata in tribunale con i certificati, non sono stati accettati perché c'è anche l'abuso. L'abuso dal punto di vista, questo qui è un abuso anche dal punto di vista della giustizia. No, perché noi vogliamo un certificato che deve essere uno che deve essere pediatra, oncologo e dematologo, tutte e tre queste specializzazioni, che era questo fesso che aveva fatto la denuncia, no? Noi l'abbiamo trovato in Germania, ma non andava bene perché seguiva la cosa, la scuola, come si chiama? Antroposofica. Quindi prima doveva dimostrare al giudice che l'antroposofia funziona, che sarebbe quella che si rifà poi a Steiner, no? L'abbiamo cercato un altro in Svizzera. Quello non era, non era, era uno che seguiva la medicina normale, conosceva anche la medicina normale, non era steineriano, oncologo, ematologo e pediatra. Ma non andava bene perché non è nell'Unione Europea la Svizzera, ragazzi. Allora a quel punto gli ho detto, poi fortunatamente non ce n'è stato bisogno di questo fatto qui, perché poi diciamo le cose sono andate un po' alle lunghe. E la bimba non moriva mai, anzi stava sempre meglio. E quindi allora dato, cioè prima gli avevano messo gli assistenti sociali in casa, perché lì senz'altro la bambina eccetera, che questa mi chiamava la Barbara, mi faceva, ma io cosa ci posso fare con questi assistenti sociali? Cioè con tutti i problemi che ci sono, gli assistenti sociali in casa, una famiglia perfetta. Gli ho detto, senti, ce l'hai la roba per pulire i vetri? Dagliela in mano, almeno si rendono utili, gli fai pulire il bagno, che so io. Visto che tanto devono stare lì, qualcosa dovranno fare, no? E sicché sì diciamo ultimamente hanno detto sì, allora va bene, ogni tanto devi fare l'analisi del sangue, eccetera. Sicché sì a questo punto si è fondata questa associazione perché poi c'è l'articolo 32 della Costituzione che mi dice che la libertà terapeutica è per tutti. Cioè posso scegliere di curarmi, di non curarmi, di curarmi con quello che ritengo più opportuno. E si è creata questa associazione, si chiama Giù le mani da Sofia. Fra l'altro ci sono altri
pazienti che sono entrati in questa associazione. C'è per esempio una ragazzina di, questa è più piccolina, di della California, non la California in America, la California è una frazione di Cecina, in quella zona lì, che lei ne ruba la stoma midollare, era in carrozzina, e la bambina la fa corsi di danza, ecco, cioè, tanto per dare l'idea della situazione, altrimenti risiamo punte a capo anche con questa situazione qui. E nel frattempo era venuto fuori il problema poi di quella ragazzina che ne hanno parlato i giornali, vi ricordate? Ora vi racconto la, la storia. Di Verona, che era morta a 17 anni di leucemia perché si era rifiutata di fare le terapie e aveva preso soltanto, aspetta che aveva detto la televisione, succo di ortica e, o di qualcosa del genere. Allora quella situazione lì ve la racconto io. Questa qui mi ha chiamato perché si era messa in contatto con la mamma di questa Barbara, mi ha chiamato il suo babbo, questo già un tipo, molto prima che morisse, questa storia qui, dice guarda, c'è una situazione così, così, così. È minorenne, ha detto, ma sono 17 anni, insomma, poi è minorenne relativamente, no? Dice, guardi un po' se trova, al limite, se no la posso seguire anch'io. Poi mi chiama, dice, no, ho trovato una clinica a Bellinzona, che la seguiva dove faceva queste terapie naturali. Dunque, lo Stato italiano, a quel punto, le ha fatto una fortissima pressione su questa clinica di Bellinzona, perché non la curasse più. Il direttore di questa clinica di Bellinzona in Svizzera ha detto, dice, scusate ma io non vi posso più curare perché qui viene fuori un problema statale, insomma, importante, grave, io non sono più in grado perché abbiamo questa pressione continua del vostro ministero e non la posso più curare. Questa ragazza di 17 anni ha mandato una lettera al, al tutore e al giudice dicendo, cari amici, siccome io la chemio non la faccio perché tanto so che non funziona, quindi io morirò per colpa vostra perché non mi avete permesso di fare le terapie. E infatti è morta, e dopo è stato detto che è morta perché aveva fatto la terapia naturale, è morta perché non gli è stato evitato, gli è stato rifiutato, gli è stato vietato di fare la terapia. Questa è la verità.